Ciao a tutti ragazzi, oggi tanto per cambiare, non essere sempre monotematici sugli alimentatori, tanto lì di roba ce n'è ancora tanta da fare, facciamo un video diverso, un video sponsorizzato da CDK Deals in cui parleremo dell'installazione di Windows 11 e in questo caso anche del come fare per installarlo senza tutte quelle castronerie tipo il TPM necessario, dover andare per forza in un account online. Vediamo un po' come andare a ravanare e farlo andare come diciamo noi. Un minuto per lo sponsor e partiamo. Il nostro sponsor di oggi, come sempre, è CDK Deals nel sito VIP, dove possiamo trovare key di ogni genere, sia di giochi che di Windows 10, Windows 11, Office, eccetera, eccetera. E con il mio codice sconto FC20 potrete avere uno sconto del 30% sul prezzo finale. Aggiungiamolo al carrello, andiamo al carrello e quando si fa procedi all'acquisto inserite il mio codice sconto FC20 e il prezzo verrà ribassato di conseguenza. Oltretutto il pagamento è possibile farlo anche direttamente tramite PayPal, quindi non avete il problema di stare con pensieri che vi abbiano scammato o cose del genere, anche perché le key arrivano, sono legittime e comunque avete tutte le protezioni acquirenti del caso. Il tutto senza dimenticarsi, ragazzi, che la procedura è andare dentro impostazioni, attivazione, cambia codice product key, copiate il codice che vi mandano, incollate e via andare che Windows è attivato. Intanto direi che è importantissimo parlare di dove lo installiamo, ovvero il mio mega muletto che ho qui con un i5 di prima generazione, una roba del genere, una scheda madre P55 residuata bellica da un computer di quelli tipo preassemblato che alla fine ho ripreso tutto, messo in un case mezzo schifo di latta, vedete il cable management quasi maniacale che praticamente alla fine uso qui. Questo è un fantastico Revo Drive da 80 giga e la scheda video è una 5870, proprio d'epoca, però ha ancora i suoi 16 giga di RAM eccetera eccetera, per fare quattro cose va ancora bene. Voglio proprio andare a vedere, scusate per lo smart RGB, ma quelli li uso io, a voi non posso darli, perciò mi sento in colpa, li uso per me, come l'idraulico che a casa sua perde il rubinetto, giusto così. Quindi niente, fatto vedere il catorcio dove andremo a mettere Windows 11, andiamo a vedere un po' le specifiche, magari così almeno vediamo su dove stiamo andando a parare. Andiamo a vedere il fantastico aggeggio BIOS del 2009, la CPU è un i7-860, quindi dovrebbe essere prima generazione. Fate conto che quando è uscito questo non esisteva penso nemmeno l'idea del TPM o cose del genere. PCI Express 1.0, grafica interna, è 2.0. Non so perché va a 4x, ma è simpatico così, penso perché l'altro slot è occupato dal Revo Drive, quindi gli mangia fuori le linee che saranno 4 in croce. 16 giga di DDR3, bene. E la Radeon HD5870, che io credo che sia già un po' anche questo il pezzo forte della configurazione. Andiamo a vedere come fai a mettere Windows 11 su un computer così vetusto, che comunque poi alla fine, se vuoi fare roba da ufficio come faccio io, piccoli tagli, editing eccetera, vedere un film, va bene, ce lo potremmo provare a mettere. Allora, innanzitutto armiamoci con la nostra bella chiavetta USB da 8 giga almeno. Intanto andiamo a fare il download di Windows 11. Normalmente uno può fare o l'assistente, che lo fa solo sul PC dove siete, ma io preferisco sempre fare la creazione dei supporti di installazione. Almeno ho, diciamo, il file che poi ti scarica tutto, il programmino che ti crea la chiavetta e poi me ne faccio magari quante ne voglio. Addirittura uno può fare direttamente la ISO e fa prima, poi se la crea con Rufus o come vuole lui. Io normalmente uso questo sistema qui, ovviamente non vi sto a far vedere l'intero download perché sarebbe abbastanza palloso e anche perché la chiavetta tanto me la sono già creata. Condizioni di licenza, accetta, si va avanti. Allora, eccoci arrivati al menu di selezione di lingua, edizione, eccetera, eccetera. Tanto l'edizione, anche se togli qui, non c'è un cacchio.
perciò fai avanti, qui si seleziona un'unità flash USB, si va avanti e qui alla fine si seleziona quella che è l'USB giusta. Occhio a non sbagliare, perché se sbagliate e sovrascrivete qualcosa distruggete il volume. Fate avanti e vi creerà la chiavetta di installazione con cui poi riavvierete il PC facendola partire, oppure potete anche installare direttamente da Windows facendo quello che si dice l'upgrade. Ricordandovi di nuovo, ragazzi, che se avete bisogno la key di Windows 11 per installarlo ex novo, o magari avete un Windows 10 che non avevate attivato, o peggio ancora craccato con sistemi abnormi che poi alla fine vi crearono solo problemi, di rivolgervi a CDK Deals col mio codice sconto FC20, che non vi darà il 20 ma vi darà il 30% di sconto. E il video continua. E questo è quello che otteniamo se tentiamo di installarci Windows 11, ovviamente ti rimbalza male, tutto non va bene. Allora ragazzi, ci sono un po' di modifichine da fare nel registro di sistema, che alla fine poi vi posterò tutte quante in descrizione, così almeno cercherete di farle da soli, perché poi c'è anche qualche sito che vi dà le image ISO già direttamente patchate. Però diciamo che alla fine si può fare anche manualmente, ecco. Questo è il primo casino da fare, che è uno dei tanti, vabbè. Eccoci, vediamo che con la prima patch che abbiamo messo nel registro abbiamo risolto una cosa, la CPU, ma ancora il TPM rompe le palle. E quindi andiamo di nuovo a ravanare nel registro, creiamo una nuova chiave che dovrebbe essere labconfig, scritto così, spero che si veda, sì. Eccoci qua, abbiamo creato due DWORD 32 scrivendo esattamente così, e adesso dobbiamo impostargli il valore non 0 ma 1. Aspetta un attimo, dati valore 1, vai, dati valore 1, vai, e adesso riproviamo. Molto interessante, con la 23H2 non funziona nemmeno il solito trucchetto delle chiavi di registro, ma adesso vado a vedere come si fa con la versione qua di merda. Allora, visto che siamo venuti a capo del fatto che sembra che Microsoft abbia bloccato tutto quell'hack dei file di registro, dovrei aver trovato un metodo più divertente per fare questa cosa, ovvero dell'upgrade da 10 a 11 da dentro Windows, che è non proprio questo, perché prima di tutto dobbiamo andare su i due punti, che è giustamente il volume della chiavetta USB, e poi facciamo questo comando setup.exe product server, e in questo modo bypassa tutte le limitazioni dovute a CPU, TPM, CCC, CQCQ e quell'altro che dovesse mancare. Ecco qui, a quanto pare si è convinto e quindi si può andare avanti con l'installazione di Windows 11. Alla buon'ora, grazie per l'attesa. Oh, ce n'è voluto, pronti via, lo installo, che dice Windows Server ma poi in realtà è Windows 11. E dopo vi spiego che c'è anche un modo molto più semplice di farlo, che però non è un upgrade da dentro Windows. E la cosa, come potevate immaginarvi, sta andando per le lunghe, quindi aspettiamo, almeno voi aspetterete 10 secondi, ma io no. Ed eccoci qua con Windows 11, bello pronto, funzionante, è tutto in regola. Ovviamente, oddio, non sarà proprio una scheggia, perché vabbè, il PC in sé qui non è che sia proprio il massimo della vita, però tutto sommato la procedura, l'importante è che abbia funzionato. Mentre nel caso voi abbiate da installare Windows 11 ex novo su un PC che non risponde ai requisiti, la cosa migliore da fare secondo me è usare Rufus, scaricare la ISO di Windows 11 e poi, a parte che vabbè adesso la release solo questa è omnicomprensiva ovviamente, quindi ci sono dentro tutte le versioni, la lingua nel nostro caso italiano possibilmente, si procede, viene scaricata ovviamente architettura x64. Allora si prende il simpaticissimo Rufus, in questo caso versione 4.4, nelle vecchie versioni
avevate qua le opzioni per disabilitare tutti quei controlli là, mentre adesso vi verrà fuori questa cosa quando praticamente state per partire a fare la scrittura vera e propria. Metteremo giustamente un account locale di nome Aieie, ed è anche il disabilità raccolta dati, non sarebbe bello, anche se lì comunque basta dire no, 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 non ci sono altri problemi. Fatto questo, si può prendere e si crea la chiavetta per fare poi l'installazione, quella diciamo da boot, e a seconda della vostra scheda madre premerete F10, F11, o se no potete entrare nel BIOS con Dell o F2, impostate come unità di avvio la vostra USB dove avete messo dentro appunto il Windows 11 che avete agghindato in questo modo onde renderlo più user friendly e meno sparapalle, e direi che con questo abbiamo più o meno spiegato e concluso tutto quanto. Quindi ragazzi, se farete l'upgrade da un Windows 10 che è già attivato non vi servirà altro, mentre se vi serve una chiavetta, ovvero una key di attivazione di queste per Windows 11, cercate di andare a prenderla, come ho detto prima, da questo sito usando il mio codice sconto, così fate contenti tutti quanti, grandi e piccini. Con questo vi saluto, ci vediamo la prossima volta in cui faremo qualche prova, penso però stavolta non esplosiva, tanto per staccare un attimino da quel trend di alimentatori magici. Ciao a tutti!